Inizio io, cioè, va bene. La dobbiamo rifare, non siamo più spontanei. È completamente diverso. Ok. Quindi sei tu che cominci. Io. No, dai. Ma gambe. Animo. Dai, no, shot mi vodka prima. Perlomeno per me è un'esperienza nuova e che non ho mai avuto l'opportunità di fare. E la tagliamo? Parla troppo. Parla sempre troppo. Ma comunque, ognuno di noi ha un ruolo. Io ora fare palle, così. E lui invece è dopo due mesi con tre donne non ce la faccio più. Conoscevamo già dei gruppi che avevano partecipato alla Talent lo scorso semestre e quindi sapevamo già di volerla fare perché comunque ci raccontavano tutto quello che vivevano. Ci siamo conosciute quest'anno, al primo semestre, e in realtà lei aveva già deciso che avremmo lavorato insieme. E quindi ha detto ok, il prossimo semestre facciamo la Talent insieme. Impegnativo, ci sono scadenze, la fase di ricerca, pensare a una strategia, il fatto di lavorare comunque per un'impresa. E quindi sì, cioè, è difficile comunque. Ma soprattutto perché comunque non siamo da sole. Abbiamo delle persone a cui rendere conto del nostro lavoro anche non soltanto alla fine del progetto ma anche a medio termine, quindi diventa un impegno anche per questo, perché comunque sai che hai delle persone che si aspettano qualcosa da te e tu parti da fare questo per loro. Aspettative, insomma. Sicuramente è un'esperienza che ci potrà aiutare in futuro per quando inizieremo a lavorare. Sarà sicuramente riusciremo a trarre spunto da questa esperienza per appunto inserirci in un contesto lavorativo. E la cosa bella è che crea legami sia tra di noi, sia con i docenti, sia con voi, sia con la team leader che abbiamo scelto perché è abbastanza determinata. Vabbè, parlando della coach di Paola, penso che persona migliore non potessimo trovarla, davvero. È stradisponibile, molto preparata in tutti i campi, sia le riunioni che facciamo, sia sentirsi su WhatsApp, sa motivarci molto bene, quindi sia parole, sia con dei video, delle foto, quindi no, sono davvero molto contenta di aver trovato lei. Allora, per me innanzitutto perché poteva essere un modo per sbloccarmi fondamentalmente. È anche una questione di conoscere i propri limiti e imparare a superarli. Sì. Quindi per esempio per me è una questione di creatività, quindi immergermi da questo punto di vista che non ho mai esplorato prima. Mettersi in gioco e ampliare le nostre competenze. Il punto di forza sicuramente è il fatto di quello che chiedo quando ci incontriamo, comunque quando lavoriamo, di buttare fuori tutto, cioè qualsiasi cosa passa per la testa va detta, da un'idea, da uno spunto, da una parola. Da un concetto può nascere lo stesso progetto, quindi lo stesso appunto punto di partenza da cui poter far vertere l'intera idea. Quindi quello che chiede sempre, dite, fate, non avete limiti a proporre qualsiasi cosa. È per questo che l'abbiamo scelta. Basta. Ciao. 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 Ciao mamma.